Ciao Coponici, Ciao Coponici. e bentornati sul canale. Oggi vi raccontiamo, vi mostriamo l'impianto NFT per la coltivazione di fragole che Giamma ha realizzato ormai da un paio di anni direttamente nel suo impianto acquaponico. Allora, parlando dell'impianto in sé per sé, abbiamo due vasche da 500 litri l'una, in cui ovviamente sono presenti, rappresenta la nostra biomassa di pesci. Queste due vasche sono collegate entrambe per troppo pieno a una sola vasca di raccolta da circa 300 litri. Dalla vasca di raccolta abbiamo una pompa che pesca l'acqua e si divide in varie ramificazioni. Una di queste va a finire in un filtro meccanico realizzato da Francesco, insieme a Francesco. Infatti, se siete curiosi, vi lasciamo sotto il link in descrizione per realizzare questo filtro. Comunque l'acqua da qui entra nell'NFT, che è un tubo in PVC da 110 mm di diametro. L'acqua scorre per 4 metri lungo questo NFT per andare poi a scaricare direttamente in una delle due vasche di raccolta. All'interno di questo NFT ci sono all'incirca una ventina di piante, tra fragole e fragoline di bosco. Sono state distanziate tutte quante all'incirca 20 cm l'una dalle altre. Uh-huh. Il flusso all'interno dell'NFT è di 1 barra massimo 2 litri al minuto. Per quanto riguarda i fori, abbiamo utilizzato una fresa da 55 mm. Ok, quindi il centro di ogni foro è distante 20 cm l'uno dall'altro circa. Sì. E quanto ingombra più o meno l'NFT, giusto per dare un dimensionamento? Un poco meno di un metro quadrato, ha una lunghezza di un metro e una larghezza di circa 50-60 cm. Ok, quindi una 20-25 piante in meno di un metro quadrato. Sì. Più ottimizzato di così di spazio. E da quant'è invece che hai queste fragole, che è un altro dato molto interessante da riportare? Dalla primavera dell'anno scorso, hanno più di un anno. Quindi hanno superato comunque l'inverno all'interno del sistema NFT. Le fragoline sono nate proprio da seme nel letto, uh-huh. Le fragoline di bosco. Mentre invece le fragole ho dovuto prendere delle piantine piccole, pulire dalla terra e trapiantarle. E un'altra cosa interessante, sempre questo NFT, che magari qualcuno se lo sta chiedendo, è vuoto, cioè all'interno non c'è substrato. Assolutamente, sì, all'interno è completamente vuoto. Cioè le piante non le hai messe in dei cestelli, le hai proprio inserite nel buco sul tubo, diciamo. Esatto. Visto che quando le ho messe, fragoline di bosco erano nate nel grow bed, le fragole erano già abbastanza sviluppate, mm-hmm. E ho notato che non necessitavano di cestello. Ho capito. Sì, magari avere un cestello ti permetteva di avere una maggiore ossigenazione delle radici, però evidentemente è già un'acqua abbastanza ossigenata, visto che comunque le fragole stanno bene, quindi va bene così. E invece dal punto di vista dei valori dell'acqua, cioè nel senso,
se volessimo, se i nostri acquaponici che ci seguono vogliono iniziare una coltivazione di fragoli in NFT, che cosa dovrebbero come linea guida tenere presente? Allora, al di là dell'intento di Giamma, che adesso magari ci soffermiamo un attimino, quello che sicuramente bisogna tenere in considerazione, il primo aspetto è il pH, che il pH, come saprete, condiziona la capacità di assorbimento degli elementi nutritivi delle piante. Un pH ottimale dovrebbe essere tra 6 e 7 in un impianto acquaponico. Per le piante, anche in funzione del fatto che qui abbiamo delle fragoline di bosco, diciamo il pH tendenzialmente dovrebbe essere più vicino al 6. C'è da aggiungere però un altro fattore, che tutta la componente organica presente nell'acqua degli impianti acquaponici ha un'azione chelante nei confronti dei microelementi. Azione chelante significa, diciamo, semplificando un po' il concetto, che anche se siamo fuori dai range di pH ottimale, diciamo, le piante riescono a assorbire comunque i microelementi grazie all'azione appunto chelante della sostanza organica presente nell'acqua. In questo impianto, diciamo, ne abbiamo la prova, perché poi parlando con Giamma, lui mi diceva che comunque il suo pH è superiore al 7, e nonostante questo le piante comunque non mostrano, diciamo, degli squilibri nutrizionali, appunto grazie appunto alla grossa resilienza che hanno gli impianti acquaponici anche da questo punto di vista, diciamo, legata all'assorbimento degli elementi nutritivi. Un altro fattore da tenere in considerazione per quanto riguarda in particolar modo le fragole è la conducibilità elettrica dell'acqua. Le fragole infatti sono classificate, diciamo, come specie molto sensibili a livelli di conducibilità elettrica, diciamo, elevati. Un livello limite di conducibilità elettrica considerato per le fragole appunto è di 1,5 millisiemens centimetro. Oltre un valore più elevato tendenzialmente creerà dei problemi nelle fragole, soprattutto per, diciamo, l'assorbimento, diciamo, dell'acqua da parte della fragola. Nonostante la fragola è immersa in acqua, le radici sono immerse in acqua, valori di conducibilità troppo elevati, quindi diciamo, semplificando, diciamo, di salinità dell'acqua troppo elevata, determinerà delle difficoltà da parte della pianta di assorbire l'acqua. Quindi pH, valori ottimali di pH tra 6 e 7, possibilmente più vicino al 6, valore di EC 1, 1.2 con limite 1.5. Ottimo. Okay. E invece, parlando dell'impianto di Cesenatico, dove i valori non sono ottimali, i valori in particolare quello del pH, dal punto di vista invece dell'aumento di nutrienti disciolti in acqua, quello che generalmente facciamo così nei nostri impianti, ma che fa ovviamente anche Gianmarco all'interno del suo impianto, è l'introduzione di soluzioni mineralizzate, ovvero soluzioni all'interno altamente ossigenate, all'interno delle quali gli scarti organici provenienti dalla pulizia dei vetri solidi vengono mineralizzati e quindi in acqua si disciolgono tutti quelle, diciamo, elementi nutritivi che poi reintegrandoli all'impianto, in questo modo le piante ne possono beneficiare. Esatto. Lì è una versione su piccola scala, ovviamente i mineralizzatori più grandi li abbiamo realizzati anche nei video precedenti e nel breve periodo riusciremo a realizzare un mineralizzatore molto più grande anche nell'impianto di Cesenati. Questo per incentivare e aumentare la produzione all'interno del sistema acquaponico. Tra l'altro a Cesenatico l'impianto gode anche di un ottimo sole, direi. Sì, assolutamente. L'impianto in particolare è in una posizione dove riceve sole praticamente durante tutta la giornata. Infatti in alcuni casi devo anche utilizzare il telo ombreggiante, soprattutto in estate, perché sennò poi c'è troppo sole. Dal punto di vista insomma del posizionamento all'interno dei fori, come giustamente diceva Luke prima, ricordiamo che è consigliabile anche utilizzare dei cestelli o riadattare magari dei bicchieri in plastica qualora attualmente non fosse possibile acquistare dei cestelli, e ovviamente bicchieri in plastica adeguatamente forati per il passaggio sia di acqua in modo tale che non sia stagnante, sia a questo punto di aria. E di radici. Beh, ovviamente di radici, sì, che dovranno svilupparsi all'interno lungo il film di acqua che scorre all'interno dell'NFT, perché ricordiamo che all'interno dell'NFT non è tutto pieno di acqua, ecco. Questo magari è un altro dato importante a specificare. No, cioè soltanto.
Si vede, c'è un leggero, un sottile strato di acqua che scorre continuamente alla velocità che dicevamo prima all'interno del tubo. Quindi le radici sono in continuo contatto tra acqua, cioè soluzione nutritiva, e aria che è presente all'interno del tubo. Bene acquaponici, come sempre speriamo che questo video vi torni utile per la realizzazione dei vostri sistemi NFT o i vostri sistemi acquaponici. Per qualsiasi domanda, dubbio, curiosità, scrivetecelo qui sotto nei commenti, saremo molto felici di rispondervi. Se non dimenticate di seguirci sui nostri canali social e di eventualmente contattarci alla nostra email info@acquaponicdesign.it per progettazioni o consulenze personalizzate. Detto questo, noi ci vediamo molto presto con i prossimi video. Ciao! Ciao! Ciao.